Più o meno tutti abbiamo letto un libro giallo, accezione esclusivamente italiana. Voglio dire, solo noi li chiamiamo così. La definizione libro giallo risale agli anni 30 del secolo scorso, quando Mondadori decise di pubblicare una serie di libri la cui struttura narrativa era delitto, indagine, soluzione. Ebbene, la casa editrice scelse di pubblicare questi libri con una copertina di un bel giallo intenso. Che non vi venga in mente quindi di andare in Inghilterra e chiedere un yellow book, please. C'è chi è particolarmente appassionato di libri gialli. Queste persone hanno sviluppato un certo gusto per gli indizi e i collegamenti induttivi. Ma anche il lettore monomaniaco di libri gialli può avere un gusto di indizi e di collegamenti induttivi più orientato verso il piacere della sorpresa e dello stupore, che ha il piacere dell'indagine e della scoperta, nel senso che è il processo logico che appassiona, più ancora che la soluzione stessa del caso. Esemplare da questo punto di vista è un episodio che riguarda un famoso romanzo di Agatha Christie. Questo romanzo, che noi conosciamo in Italia sotto il titolo di E poi non rimase nessuno, venne pubblicato nel 1939 in Gran Bretagna col titolo di Ten Little Niggers. Little Indians in USA. Il libro fu poi tradotto in francese nel 1947. Nell'ultima pagina, dove si spiega tutto il trucco, il traduttore francese o il tipografo francese saltò alcune righe. Quel salto fa sì che la soluzione del giallo sia assolutamente incomprensibile. Nel senso che senza quelle righe è proprio impossibile capire la spiegazione finale. Ebbene, dal 1947 la lacuna è rimasta fino al 1981, in decine di edizioni, in centinaia di migliaia di copie. Come è stato possibile che fra milioni di lettori francofoni non ce n'è stato uno che se ne sia accorto? Forse chi legge romanzi gialli è un generico lettore ed il meccanismo giallo non si cura più di tanto. Se così fosse, la lettura attiva di cui parlano alcuni resterebbe un'ipotesi o quantomeno un atteggiamento fortemente minoritario. Per lettura attiva si intende quella condizione in cui il cervello, mentre leggiamo, effettua delle operazioni di riempimento e di intuizione delle parole che verranno, anticipandone l'arrivo, per cui chi legge sa cosa potrebbe aspettarsi. Di sicuro ci sembra che fortemente minoritario sembra essere il gusto di capire certe cose. Leggere, insomma, è un processo che si può manifestare in modi molto diversi ed estremamente soggettivi. E voi come leggete? O meglio, come credete di leggere? Ditemelo nei commenti qui sotto, sono curioso. Grazie.